Michela Suppo, sei tornata sul podio della pistola sportiva donne. La gara si è chiusa poco fa, sei stata appena premiata. Com'è andata? Bene, è stata una gara faticosa, dopo tanto tempo ho ripreso la mia forma, ho fatto una bella finale soprattutto e sono soddisfatta. In finale ti sei scontrata con la tua compagna di squadra, con la tua amica Maura Genovesi. Sì, è stato uno scontro emozionante, lei è una grande amica oltre che compagna di squadra forestale, quindi è stata una bella sfida. Tu in questo momento ufficiosamente sei un tecnico della nazionale italiana. Quali saranno i prossimi appuntamenti per te? Il prossimo importante appuntamento sarà a settembre il campionato mondiale e questo è un evento che aspettiamo con grande ansia speriamo avere ottimi risultati. La specialità di pistola sportiva femminile è una specialità, particolare. Come funziona? Sì, ci sono due stage, un primo stage di mirato con 30 colpi tirati su bersaglio fisso, diciamo, e uno stage invece di tiro rapido con un tiro celere in cui ci sono 7 secondi di sagoma chiusa e 3 secondi in cui il tiratore solleva l'arma e spara. È una gara particolare perché unisce appunto un tiro statico a un tiro dinamico e quindi ha bisogno di grandi qualità su diversi aspetti. Al terzo posto si è piazzata Susanna Ricci, che tu in questo momento stai seguendo come tecnico. Sì, è un atleta di Torino che è giovane, promettente, la sto seguendo da un paio di anni, è una tiratrice soprattutto in aria compressa molto forte e sta crescendo decisamente, si è vista dei risultati anche di pistola sportiva.